Ma quale sarà il futuro degli chalet a mare? Quale sarà il futuro degli alberghi, dei campeggi? Ne parliamo con l'assessore al turismo del Comune di Genova, Marco Di Carlo. Allora, la domanda mi piace, nel senso che quale sarà la previsione del turismo della città? Perché poi il turismo significa stabilimenti balneari, significa hotel, significa anche ristoranti. E dobbiamo affrontare la problematica con ottimismo, siamo imprenditori e quindi gli imprenditori trovano le soluzioni. La difficoltà maggiore che abbiamo è quella dell'incertezza delle norme. Oggi non ci sono e non abbiamo ben chiari quali devono essere le prescrizioni sanitarie per far sì che le attività possano riaprire. Gli operatori sono pronti, hanno una gran voglia di poter mettere a disposizione le proprie aziende e quindi di riaprirle, perché siamo anche convinti che, soprattutto sul turismo cosiddetto di prossimità, appena ci sarà modo di spostarsi liberamente all'interno della regione, le nostre spiagge e quindi la nostra città venga comunque riempita di persone che oggi, da oltre 2 mesi, sono chiuse a casa e hanno voglia di uscire. Gli alberghi riapriranno in toto oppure una parte di alberghi, un limitato numero di camere, secondo te? Allora, ci sono varie strategie, Francesco. Sono cambiati, dobbiamo pensare a un turismo diverso. Come dicevo, dobbiamo puntare a un turismo di prossimità, probabilmente a un turismo più breve, con soggiorni di 3-4 giorni. Dobbiamo puntare a nuovi mercati più vicini a noi e quindi quello che perderemo con la Lombardia probabilmente saremo, no, se, il suggerimento che do è quello che faremo come amministrazione, proveremo a recuperarle nelle regioni quali il Lazio, quale l'Umbria, quale il nord della Puglia, per recuperare quote di mercato. E alcuni alberghi, vista la situazione che attualmente è completamente stagnante dal punto di vista delle richieste, stanno pensando di aprire nel mese di giugno, probabilmente verso la fine giugno, metà giugno, gran parte degli alberghi riapriranno. Ovviamente l'obiettivo è quello di salvare in parte la stagione di luglio-agosto, che sono i 2 mesi importanti per il turismo. Tu escludi che qualcuno possa rimanere chiuso? Qualche albergo probabilmente potrà rimanere chiuso, dipende dalle proprie scelte, dipende dalle proprie situazioni dal punto di vista economico, finanziario, però credo che un imprenditore deve sempre trovare le soluzioni ad ogni problema. Per alcuni può darsi che la soluzione sia quella di chiudere, io credo che saranno pochissimi, probabilmente il 2-3% delle strutture, a meno che cambia la situazione. Allo stato attuale si pensa, ci sono le condizioni, si sta riaprendo, siamo, no, al 1° di maggio e quindi probabilmente ci sarà tempo per riuscire a recuperare la stagione il mese di luglio-agosto. Andiamo sul mare, prima ti parlava addirittura di plexiglass, che era una follia, adesso soprattutto si studiano le distanze con mascherine, così basterebbe questo? Allora Francesco, la prima cosa, il primo messaggio che dobbiamo lanciare è che il mare è un luogo salubre. Il mare, la spiaggia è un luogo salubre. Il sale di per sé è un disinfettante, il virus nell'acqua non sopravvive, la sabbia supera i 30 gradi e quindi di per sé, no, fa decadere il virus. E ci sono delle procedure, delle prescrizioni, dalla sanificazione al distanziamento, all'utilizzo di igienizzanti, che così come in tutti i luoghi pubblici, no, che in qualche modo, no, possono generare assembramento, devono essere rispettati. Quindi negli stabilimenti verranno rispettati, non è un problema di spazio, perché comunque la spiaggia è Una grande ampia spiaggia che è aumentata nel e tempo, dà sì. modo tranquillamente di distanziare le persone ben oltre il metro. Quindi uno dei motivi che realmente non riusciamo a comprendere è perché sia probabilmente tra le ultime attività, perché il decreto parla, le proiezioni parlano di riaprire il 1° di giugno. Questo veramente per noi è incomprensibile. Stiamo lavorando anche in regione come categoria per cercare, attraverso un'ordinanza regionale, di poter riaprire prima, perché tanta è la voglia di tornare a rivedere i nostri clienti.